Buongiorno sposini e benvenuti su Nozzeggiando. Io sono Sara e nel video di quest'oggi voglio farvi vedere come realizzare questa partecipazione di nozze. Sono partita dall'idea di voler realizzare una busta decorata, quindi ho scelto un rosa antico per la busta e ho trovato una carta decorata sempre sul rosa da applicare all'interno. Nel video vedremo come fare. Mentre per l'invito vero e proprio ho scelto sempre un cartoncino della stessa tonalità rosa antico su cui poi ho applicato la stampa dell'invito e ho concluso con questo nastrino in organza. Spero che questa idea vi piaccia e vi lascio subito al video. Vediamo che cosa ci servirà per realizzare questa partecipazione. Partiamo dalla busta rosa antico formato B6, quindi 125x175 mm, cartoncino rosa abbinato. Io l'ho tagliato leggermente più piccolo, quindi 120x170, cioè 12x17 cm. Poi la stampa con l'annuncio delle nozze, l'invito al ricevimento che poi andremo ad applicare. Nastro di organza, anche questo abbinato per andare a creare la nostra decorazione. E carta decorativa, io ho trovato questo motivo floreale che è molto carino. Tutte le cose che mi vedete utilizzare, se presenti su Amazon, ve le linko nel box informazioni qui sotto, e anche perché così potrete trovare tutti i materiali senza difficoltà. Spesso mi chiedete infatti cosa utilizzo e dove lo reperisco, e con questo modo troverete la mia wishlist in cui trovare tutti i materiali. Oltre a queste cose, ci serviranno alcuni strumenti come forbici, matita, taglierino, collanastro, squadrette, qualche foglio bianco che vedete qui perché era la nostra sagoma, anche per appoggiarci quando andremo poi a incollare, e se l'avete ma non è indispensabile, anche uno stondangoli. E adesso vediamo come procedere. Prima di tutto ci occuperemo dei cartoncini, quello rosa antico e quello con la stampa dell'annuncio delle nozze, e andremo semplicemente ad incollare. Io preferisco sempre appoggiarmi su un foglio per evitare di andare a sporcare il piano da lavoro. Anche perché questo poi lo possiamo rimuovere, il nostro piano rimarrà bello pulito, e a questo punto andiamo ad incollare l'annuncio delle nozze. Ed ecco qui la nostra partecipazione è praticamente quasi pronta. Andiamo a creare un'ulteriore decorazione aggiungendo del nastro che chiuderò con un semplice nodo. Quindi non vado a fare il fiocco, ma vado semplicemente a fare un doppio nodo. Andiamo a tagliare il nastro. E adesso con un accendino, una candela, andiamo a bruciare leggermente le estremità in modo che il nastro non si vada a sfilacciare. Non avviciniamo troppo alla fiamma perché ovviamente poi si rischia di bruciare troppo il nastro. Si vede subito che il nastro è come se si ritirasse e quindi in quel momento è come se appunto andassimo a sigillare il bordino. In questo modo appunto non si sfilaccerà. Dobbiamo farlo senza avvicinarci troppo, anche perché oltre a bruciarsi il nastro potrebbe crearsi una sorta di bordino molto spesso antiestetico, quindi dobbiamo regolarci un pochino sia con la vicinanza che col tipo di fiamma che andiamo a utilizzare. Io non amo particolarmente usare l'accendino, però insomma diciamo che nei video è abbastanza comodo. Adesso passiamo invece alla busta, quindi questo lo mettiamo da parte e andiamo a prendere la carta decorata. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Sarà la decorazione interna della busta della partecipazione, quindi dobbiamo andare a ricreare la sagoma proprio dell'apertura della busta. La mettiamo un secondo da parte e andiamo a prendere un cartoncino bianco che ci servirà per creare la sagoma guida. Quindi appoggio la busta su un cartoncino bianco e vado semplicemente a ripassare il perimetro. Quindi come vedete ora ho ripassato la parte che va a richiudersi, ma la carta andrà anche in questa zona interna, diciamo, della busta. Quindi segniamo all'incirca fino a dove arriverà. Ho fatto una riga stortissima. Ecco qua. E a questo punto possiamo andare a creare la nostra sagoma guida. Una cosa voglio farvi notare: possiamo decidere di andare a ritagliare la nostra carta totalmente a filo, la carta decorativa intendo, e quindi decorare totalmente la busta, oppure discostarci di circa un centimetro, quindi il tanto della colla, in modo che poi se vorremmo andare a utilizzare
la parte collosa, insomma, della busta, potremo farlo ancora. Altrimenti, o semplicemente la busta andrà richiusa incastrando l'aletta, o altrimenti potremmo prevedere un ulteriore tipo di chiusura che potrebbe essere un sigillo in ceralacca, un ulteriore nastro. Però ecco, teniamo conto anche di questa variabile per decidere qual è la soluzione che ci piace di più. Utilizzando la squadretta vado a creare un ulteriore sagoma, quindi spostata di 1 cm, in modo da lasciare la colla utilizzabile ancora. Come vedete qui, io ora lo faccio a punta, poi utilizzerò la stonda angoli invece per creare il mio bordino stondato. Ovviamente anche questo è a scelta. Ed ecco qui la sagoma guida. Come vedete, ho disegnato anche la parte che entrerà all'interno della busta, quindi vi consiglio di misurare, in questo caso sono circa 6 cm. Ci spostiamo leggermente più in basso perché la carta decorativa dovrà inserirsi anche un pochino all'interno in modo che non si veda, non ci serve ricoprire tutta la superficie. Idem per i bordi, anche qui cerchiamo di spostarci di circa 1/2 cm in modo da avere la carta che non andrà eventualmente a rischiare di incastrarsi proprio nei bordi della busta. A questo punto, quindi, un altro suggerimento: se volete potete anche semplicemente creare prima la parte di sopra, ritagliare questa parte, quindi infilare, diciamo, il cartoncino e quindi ripassare, scusate, forse si vede meglio così, ripassare con la matita i bordi in modo da avere già disegnato la parte che dovrete andare a tagliare. E a questo punto vi spostate di quel 1/2 cm, qui vabbè, abbiamo già i bordi del foglio, e in questo modo non dovrete andare a misurare praticamente nulla. Adesso forbici oppure taglierino e andiamo a ritagliare. Io mi trovo sempre meglio col taglierino se stiamo parlando di righe particolarmente dritte come in questo caso. Ed ecco qui la sagoma guida, andiamo a verificare se è tutto giusto. Come vedete, perfetta. Possiamo andare a stondare con l'aiuto di una stonda angoli anche la punta, in questo modo, ups, in modo da avere la sagoma perfetta. Prendiamo a questo punto un pezzetto della carta decorativa e sul lato interno andiamo a ripassare la nostra sagoma guida. Questa sagoma ovviamente potremo utilizzarla per ogni busta. Ecco qui la carta decorata ritagliata. Andiamo a provarla ulteriormente in modo da essere sicuri al 100% prima di andare ad incollarla. Direi che ci siamo. Quindi prendiamo un cartoncino, prendiamo di nuovo la colla a nastro e andiamo ad incollare la carta decorata. Prima vado ad incollare la parte superiore, quindi la colla l'ho messa solo nella punta. Aiutandomi con una squadretta vado a segnare la piega della carta. Ancora ripasso bene la piega. Volendo potremmo lasciarla anche così, ma se preferite tiriamo fuori, ecco qua, la parte interna. Aggiungiamo un pezzettino piccino piccino di colla a nastro e andiamo a fissare il tutto. Ed ecco qui andiamo ad inserire l'invito, controlliamo che il fiocchetto rimanga messo bene e potremo andare a chiudere la busta semplicemente sfruttando quindi la parte qui adesiva. In alternativa si può decidere, come vi dicevo prima, di aggiungere un sigillo in ceralacca o magari riprendere lo stesso nastro e creare un ulteriore fiocchetto. Voglio darvi un'ultimissima idea, che è quella di creare un adesivo utilizzando la stessa carta che abbiamo utilizzato per l'interno della busta. In questo modo avremo questo piccolo cerchietto da applicare con un pochino di colla a nastro, magari sulla chiusura della busta. In questo modo sarà tutto ancora più abbinato.
Spero quindi che questa idea vi sia piaciuta, questo invito vi abbia dato qualche spunto utile. Se provate a realizzarlo, fatemelo sapere, se magari fate delle variazioni sui colori, sulla tipologia di nastro, sono sempre molto curiosa di vedere le vostre creazioni. Se avete qualche domanda, invece, potete lasciarmela qui sotto oppure mandarmi un messaggio. Se avete appunto qualche problema nel realizzare le partecipazioni o qualche curiosità, sono felice di potervi aiutare. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Se ti è piaciuto questo video, ricordati di mettere mi piace, di condividerlo e di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato. Se vuoi seguirmi anche sugli altri social, trovi tutti i link nell'info box.